Lo scorso 15 dicembre la BCE ha aumentato i tassi di interesse di altri 50 punti base, sulla stessa scia di quanto qualche giorno prima aveva già fatto la Fed. Da allora i mercati sono solo che scesi. Questo perché l'aumento dei tassi, seppur previsto, è stato accompagnato da alcuni annunci. La BCE ha aperto ad un ulteriore rialzo dei tassi qualora l'inflazione non dovesse calmarsi. Ha inoltre annunciato che smetterà di acquistare titoli per un controvalore di circa 15 miliardi di euro ogni mese a partire da marzo 2023. Questa operazione è chiamata quantitative tightening e serve a prelevare denaro dall'economia. Il secondo annuncio riguarda la Fed, la quale sì ha aumentato di soli 50 punti base i tassi di interesse, ma ha anche detto che ci sarà un ulteriore aumento dei 50 punti base nel 2023 e che i tassi inizieranno a scendere solo dal 2024. Quello che spaventa gli investitori è l'incertezza di una politica monetaria che sembra voler rimanere restrittiva, ed è per questo che mi aspetto che il BTP decennale arrivi ad un rendimento superiore al 5%.